Andrea, ciao, grazie di questi 3 giorni. Grazie a te dell'invito. È stato veramente incredibile averti come ospiti. E volevo farti qualche domanda. Certo, con piacere. La prima che mi viene in mente è, mi hai raccontato un pochino la tua storia di vita, il tuo percorso accademico, i sacrifici e quant'altro. Mi piacerebbe invece sapere quando hai capito che la musica poteva diventare un lavoro. Beh, dal momento in cui ho preso la decisione di partire all'estero, era una decisione consapevole di provare a fare della musica il mio lavoro. Non sapevo mai, cioè non volevo rimanere, sapevo che in Italia in quel periodo, ma anche ora, ci sono delle grosse difficoltà nei conservatori in Italia per l'insegnamento, e prima ancora di più. E quindi la consapevolezza di dover andare fuori, cercare nuovi stimoli, anche conoscere nuove realtà, per poter appunto poi cercare di fare la musica il mio lavoro, ma senza avere poi rimpianti, cioè nel senso che se non dovevo andare come adesso, ma almeno ero sicuro che non avrei avuto rimpianti. Questa è la cosa fondamentale. Bisogna sempre fare le cose, cercare di farle sempre al meglio, però di non aspettarsi sempre, si spera il risultato positivo, però può essere che qualche volta non lo è. E invece che domande dovrebbe porsi uno studente per capire se può aspirare o meno alla carriera da professore d'orchestra? Ma io penso, credo che se il percorso che fa è un percorso di disciplina anche o di intelletto, non solo fermarsi allo strumento del trombone, e poi anche il fatto di andare a farsi ascoltare al di fuori il più possibile per cercare delle conferme su quello che fa, ma non sempre, diciamo che un ragazzo, una persona che si avvia allo studio del trombone debba per forza entrare in un'orchestra. Credo che adesso, e ripeto, la situazione che c'è nei conservatori, sarebbe bello che la gioventù di oggi appunto facesse come un ricambio generazionale nei conservatori, perché c'è bisogno di persone che sono andate anche fuori, o non solo, che hanno studiato con delle persone, con gli ottimi professionisti che ci sono in Italia, non voglio citarne uno perché ce ne sono tanti, e che però purtroppo non hanno la possibilità tutti di insegnare in un conservatorio e di dedicarsi alla, perché la musica c'è la possibilità che dà la musica è tanta, e quindi per me è una cosa fondamentale che l'obiettivo non deve essere sempre esclusivamente l'orchestra, però diciamo che se uno ha le possibilità si rende conto anche da solo abbastanza presto. Bene, grazie. E abbiamo reso partecipe anche online sui social media a chi non ha potuto partecipare per impegni personali o lavorativi. Abbiamo chiesto anche qualche domanda e Luca Ballabio ci ha chiesto fino a che punto la musica risolve i problemi tecnici. Ma per me la musica risolve tutti i problemi tecnici, perché il fatto di pensare in musica ti aiuta a affrontare qualsiasi difficoltà. Poi dipende da cosa vuoi affrontare, cosa vuoi fare, cosa stai facendo. Però credo, pensare in musica, anche quando respiro penso in musica, non posso fare altrettanto, cioè per me tutto è musica. Però ascoltando spesso
altri strumenti. Ascoltando altri strumenti mi rendo conto, o anche altre epoche in cui il nostro strumento ha suonato, ti rendi conto che veramente la musica è la base di tutto, per me, e può risolvere, non tutti, perché poi c'è anche uno studio chiaramente di fondo, però può risolvere tante cose. Nello stesso modo, un'altra domanda ci è arrivata da Antonio Reda, e lui invece fa una domanda un po' più complicata: come preparare e vincere un concorso? Beh, se lo sapessi, credo che tutti verrebbero da me per vincere il concorso. Io credo che adesso ci sono talmente tante possibilità di ascoltare quello che uno deve suonare in un concorso, ma non parlo solo dei passi d'orchestra. Io credo che la propria personalità è fondamentale per suonare dietro un paravento, però spesso la paura, l'essere nervosi, insomma, ci crea a niente a tutto quello che si è fatto di buono. Una cosa importante è lo studio di base anche. Tutto quello che è di base, per esempio le scale, gli arpeggi, lentamente, i rapporti tra le varie posizioni. Una volta che questa base è fatta, io dico sempre come una casa che deve essere costruita, possiamo mettere 4 mura e un tetto sopra, ma senza fondamenta non si va avanti. E troppo spesso ho visto ragazzi dotati, avere delle possibilità incredibili, non arrivare in fondo a tanti concorsi. E invece quello che magari è meno, non è che suona peggio, ma è meno dotato, ma usa la testa, conosce i propri limiti e riesce ad andare avanti. Poi è una lotteria, non è sempre detto che il migliore vince, a volte è una lotteria. Conosco tanti colleghi che purtroppo si sono ritrovati a vincere dei concorsi, magari non essere capaci di suonare insieme, anche quella è una cosa strana. Però credo la preparazione di base, il fatto di credere prima cosa in se stessa e non lasciarsi anche guidare dalle mode, la moda di un vibrato con la culisse per fare un pezzo, la moda di suonare sempre forte, la moda di avere un suono grande, un suono piccolo. Quando uno riesce a trovare un giusto equilibrio in quello che fa, credo possa arrivare. Ma ci sono tanti fattori anche. Però puoi ascoltare 1000 persone dire devi fare così, devi fare cos'ha. Non ho mai ascoltato questo. Ho cercato di imparare da tutti e poi ho cercato di mettere sempre in pratica quello che per me era meglio. Imparare le cose di memoria, ascoltare come posso rendere l'idea di un passo d'orchestra quando sono dietro un paravento. E quello, torniamo al discorso della persona prima che ha fatto la domanda, la musica è importante, il modo in cui respiri, il modo in cui fai capire la tranquillità che hai. A parole siamo bravi tutti. Quando vai, sono le stesse domande, uno parla, e poi alla fine magari non capisce nemmeno. Ecco perché hai fatto, come dicevo in questi giorni, quando vai a farti ad ascoltare per avere delle certezze, non delle risposte. Tu vai per avere delle certezze. Però devi essere impeccabile in quello che fai, devi essere proprio alquanto, non ti dico precisissimo, ma le cose fondamentali devono essere sempre intonazione, ritmo e suono. Poi che uno dica il vostro stile magari non va bene con il nostro orchestra, ok, ma
quando ci sentiamo sempre ripetere all'audizione o a un concorso, sì, bravo, però l'intonazione, il legato che non era legato, spesso le persone sono dall'altra parte, spesso credono di sapere tutto, magari si sono scordati quando anche loro erano giovani, insomma. E quindi credo che ci vuole tanto cervello. Adesso la precisione, avevo ascoltato un'intervista di Natalino Ricciardo che diceva appunto adesso i giovani non hanno quella pazienza, non hanno quella voglia di cercare la precisione. Non importa se suoni bene o benissimo, l'importante è che sia preciso quello che fai. E poi ci vuole anche una dose di fortuna, credo. Trovarsi al momento giusto, al punto giusto, al momento opportuno, non so come si dice. E invece prima hai citato una grande piaga per quello che riguarda i percorsi accademici di noi ragazzi italiani, ci metto anch'io in mezzo, che è quella, la situazione in Italia dei conservatori, che qualcuno può, è meno fortunato di altri a trovarsi un docente meno preparato o addirittura anche geloso, perché magari c'è anche lo studente più volenteroso e deve fare tutto di nascosto. Una tua opinione riguardo questa cosa? Hai parlato anche di cambio generazionale, ma quello lo sai benissimo che non dipende dalle nuove generazioni. Ma io credo che prima cosa in Italia dovrebbe esserci un sistema di insegnamento in cui c'è un concorso pubblico, prima cosa. Per me, come è da tutte le altre parti, non è che entri per una graduatoria, cosa, perché se tu devi insegnare non è importante che tu sia un musicista d'orchestra e che tu sappia insegnare se sei primo trombone in un'orchestra, perché anche puoi essere un bravissimo trombonista in orchestra e non sai insegnare. Cioè c'è una certa, devi sapere alcune cose, altri sentono dire come si insegna, come si suona e ci provano, però magari se riesci a fare un esempio, se riesci a suonare, se riesci a far capire quello che fai, magari suonando, è importante. Però per me la prima cosa dovrebbe essere instaurare un concorso pubblico. Quella è la cosa fondamentale. Seconda cosa, ok, sei in un posto in cui non ti puoi muovere, ci sono tante possibilità, però come ho detto prima, come si vince un concorso non è lo stesso discorso, però nel senso che tu puoi ascoltare adesso. Se vedi che una cosa non funziona, ci sono delle domande, ci si pone delle domande. Porsi una domanda, perché non riesco a fare questo, perché non riesco a fare quest'altra cosa? E allora mi pongo la domanda. Se vedo che non vado avanti, non lo so, ci sarà un motivo. Insegnanti, io avevo un insegnante, era un insegnante di clarinetto e di tromba, ma erano talmente umili che dicevano purtroppo io più di lì non posso andare. Quindi vai, ti aiuto a cercare altre cose. Adesso magari si possono ascoltare anche su internet, non lo so, però in Italia ci sono dei bravissimi insegnanti in cui uno può andare, e quando vai da un insegnante, se vedi che non va, si può chiamare Tizio, Caio o Sempronio, può essere il primo trombone di Marte, il primo trombone solista di Venere, ma se quello non ti dice niente, non riesce a darti anche umanamente qualcosa, cavolo continui a fare, o se no accetti le conseguenze. E la curiosità è la prima cosa, se tu, e anche di capire questo, comunque non è che è tutto da buttare in Italia, però sai, in un paese come l'Italia che è invidiato da tutti, è la culla della musica, della cultura, perché uno deve andare all'estero a studiare? Ma perché io devo andare all'estero? Io perché devo andare all'estero a studiare? Perché non mi dai la possibilità a te di studiare in un conservatorio e mi dai tutte le possibilità? O se no, perché non hai il coraggio di andare da un'altra parte? Non c'è bisogno di andare all'estero.
e si pensa che facendo una masterclass uno risolve tutti i problemi, non risolve niente, risolvi soltanto ascoltando. La settimana scorsa c'era il concorso internazionale di porcia dove ero presidente, c'era un italiano che vive in Italia, uno, nessuno è venuto ad ascoltare, eppure il programma che ho scelto insieme anche ai colleghi, però diciamo ho messo una buona parte, Ballardi, Bonsai, Guillemot, primo turno, non lo so io. Che cosa dobbiamo mettere? Jingle Bell e buon compleanno, non lo so. Nessuno è venuto ad ascoltare, nessuno. Io dico, vieni ad ascoltare, ti renderai conto il livello. C'erano, venivano da 5 continenti le persone, venivano da tutte le parti, quello ha vinto l'australiano, c'erano dei coreani, dei cinesi, dei giapponesi, dei tedeschi, degli inglesi, dei francesi, degli spagnoli. Cavolo, un italiano. Io dico, no, non lo so, non viene la voglia, la curiosità. Io ho sempre avuto curiosità di andare ad ascoltare gli altri. Ok, non mi sento all'altezza di fare il concorso. Non ci vado, perfetto, ma vado ad ascoltare. E allora mi dico, cavolo, però no. Ma sono bravo anch'io. Certo, perché io in Italia sento certi ragazzi che hanno delle potenzialità immense, però hanno dei difetti di base, come se nessuno gli avesse mai detto niente. E sono convinto che loro lo sanno. Però ti ripeto, a parole siamo tutti bravi, però ragazzi un po' di curiosità. Però ripeto, per me i conservatori dovrebbero essere posti, messi a concorso, punto e basta. Poi non è detto che deve per forza insegnare quello che sono in un'orchestra, no, ripeto, non è detto. Però almeno che tu sappia tenere lo strumento in mano, no? Come in certe situazioni, che la gente sa un manco che è il più lungo del trombone, è una cosa scandalosa, punto e basta. Grazie per la schiettezza. Vabbè, che devo fare? Cioè non è a 56 anni che sto a fare del buon, come dice, buon viso e cattivo gioco, cioè a me non importa niente, è così. L'Italia è una terra di conquista, cani e porci sono venuti e... ci hanno insegnato tutti. E poi quando guardi tutti i più grandi trombonisti adesso sono italo-americani, gente, la cultura è la nostra. Cioè nei primi anni del XX secolo, all'inizio, nelle grandi orchestre c'erano francesi e italiani. Cioè, però tanto noi poi ci siamo basati, siamo migliori, ok, chi se ne frega. E gli altri soltanto vogliono la cosa. Andate ad ascoltare una lezione a un conservatorio negli Stati Uniti o anche alla Juilliard, quando a volte era a New York, di andare ad ascoltare a Mizzica. Ma quelli fanno un culo del cavolo. O vai in un conservatorio in Cina o in Giappone anche. Ma io non vedo uno dei ragazzi che ha un cellulare in mano, sono tutti con un taccuino ad ascoltare. Da noi ognuno, sì, fa una settimana. Come se non avesse bisogno di imparare. No, porco cane. Cioè quelli sono lì, negli occhi, lo vedi, hanno una fame di cultura, hanno una fame di cultura occidentale, che noi siccome ce l'abbiamo da rivendere questa cultura, è che è innata in noi. Non è innata in noi. È una cosa che mi stravolge. Cazzo, i trombonisti sono da tutte le parti del mondo, le prime parti, sono le parti, gli italiani sono prime parti in tutte le più grandi orchestre, ultimamente guarda Enzo Turriziani a Vienna, l'orchestra più prestigiosa al mondo, ma cavolo, cioè io fossi un giovane italiano direi ma porcaccia boia, ma anch'io voglio cercare, magari non proprio puntare subito lì, ma mi faccio un culo della Madonna per arrivare, poi non ce la farò, ma almeno ci ho provato. Scusa, E invece andiamo a chiudere. Sono 30 anni che sono in orchestra? O di più? A Ginevra sono 35 anni. Ok, 35 anni, quindi hai avuto l'onore, il piacere, l'orgoglio di suonare con i più grandi direttori, credo. È un direttore che augura a tutti i suoi allievi di incontrare e di suonare un giorno. Non ho capito la domanda. Un direttore? Un direttore alla quale augura a tutti i suoi allievi di incontrare e suonarci un giorno insieme. Sono quasi tutti morti. No, che c'entra.
c'è una nuova generazione che è veramente impressionante. Quello che mi ha colpito di più è Dudamel. Quello ho avuto l'onore di suonare, anche essendo stato in Venezuela, prima è successo tutto questo casino, ho avuto l'opportunità di stare con lui, è veramente talmente una persona così, che ti dà tanto. Ecco. Poi ultimamente, proprio oggi, è morto uno dei grandi, quello Janzo. Purtroppo ci sono sempre migliori che se ne vanno. No, non è vero. Ci sono tanti, tantissimi giovani che sono emergenti. L'unica cosa magari posso dire è che magari i giovani direttori di oggi, anche quello, pensano più a se stessi, alla performance, che a dare qualcosa. Però, sai, adesso anche lì non è che voglio dirne uno, ho detto Dudamel, ma non devo dire nemmeno lui, ce ne sono tanti, ecco, però... Personalmente io a ballo personalmente sia stata una persona fantastica, una persona che diceva le cose, cioè parlava poco, però fai una volta sì, ma non due volte lo stesso errore, cioè quelle persone che hanno, come dice, ti danno la bacchetta per c'è la carosa, insomma, nel senso, cioè non lo so, bellissimi ricordi e basta, come aver incontrato grandi compositori di musica contemporanea, perché per tanti anni ho suonato musica contemporanea con l'Ensemble Contrechamp, e aver conosciuto Curta, aver conosciuto Ligeti, aver conosciuto personalmente Dutilleux, aver conosciuto Dussapà e aver creato le loro opere, bellissimo. Poi dopo, adesso non so più dove andiamo, ecco, il giorno in cui non trovo più soddisfazione ho smesso, ecco, di fare questa musica. Bene. Andrea, grazie per aver accettato l'invito. Ma ci mancherebbe. Primo Breath and Play. Anzi, io credo che io non vado spesso a fare queste master, cioè rifiuto tante cose perché non so, non così, per una decisione personale. Vado in Italia in due o tre posti regolarmente perché mi trovo bene, e credo che questa è stata una realtà che non sono parole di fatto che si dicono alla fine, però è qualcosa che, specialmente le persone che verranno dopo, ci sono anche dei giovani che non sono conosciuti, poi c'è persone molto più importanti come Enzo, Coso o Atos, che vale la pena di venire, cioè, una certa libertà, puoi fare musica d'insieme, puoi fare passi d'orchestra in sezione, puoi suonare col pianoforte, cosa che non è sempre facile, e credo che valga la pena. Poi Francesco, veramente la passione che mette, insomma, è importante. Diciamo che non c'è lo scopo quello di tirare l'acqua al proprio mulino, ma anzi mandare l'acqua al di fuori del mulino a questi giovani che hanno voglia, e io le prenderei, insomma, le bacerei uno per uno, perché ragazzi che vengono dalla Sicilia, che fanno sacrifici, ragazzi che vengono dal sud, questa scelta di non essere in molti anche è una cosa importante, perché ha la possibilità di stare con tutti e di lavorare tranquillamente, dalla mattina alla sera, quella è una cosa importante. Poi se abbiamo potuto dare qualcosa fra tutte e due, se siamo riusciti a dare qualcosa, tanto meglio, tu continuerai, e questa è una cosa importante, perché porterai avanti un discorso che tutte le volte non sarà diverso, perché la musica è sempre universale, però il modo di interpretarla anche è personale, però diciamo le cose fondamentali sono sempre le stesse. Quindi grazie tanto Francesco. Grazie Andrea. Grazie mille. Grazie. Grazie all'Associazione Banda di Ferentino per averci ospitato, quindi al Presidente Alessandro Celardi, ai ragazzi che ci sono stati dietro, ci hanno aperto, ci hanno chiuso, ci hanno portato a mangiare e quant'altro. Alla rosticceria, buonissima. Grazie ai ragazzi che hanno aderito a questo primo incontro e alla prossima. Arrivederci.